Nicola Franzoni? Sì, come parlo? Ciao, ti sento malissimo, però sono Eugenio Miccoli, me più. Sì, Senti, ti faccio un paio di domande. Intanto su sta manifestazione del 20, tu sei uno degli organizzatori, giusto? sono praticamente obiettivamente la piazza. L'abbiamo promossa noi e poi ci siamo uniti con tutti i gruppi italiani. Cioè, la piazza è di tutti in questo momento, obiettivamente la piazza è di tutti. Non si può dire, io sono uno degli organizzatori, sì. È Ok. esatto dire così. Sì, Io ho sentito che presenta Colombini, giusto, Andrea? Ok. presenta Colombini. Senti, guarda, ti devo dire la verità, io sono un po' perplesso su questa manifestazione del 20, perché, più che altro perché stavo preparando un servizio su Giuliano Castellino, Sì, che è il mio carissimo amico. dove facevamo un po' la sua storia, diciamo. Per me è un fratello. Io sono stato con lui fino all'ultimo e conosco tutti i retroscena, però purtroppo l'ho consigliato di non fare certe cose, l'ha voluto fare, e quindi pur essendo tutt'oggi allineato con lui, cercandolo di aiutare, quel giorno lì gli avevo promosso un'altra azione e lui ha voluto fare quella. Per Però tu dal palco hai detto seguite lui. forza, perché in quel momento lì, quando abbiamo fatto il briefing preliminare, io ho proposto di far sedere 150.000 persone a terra. La maggioranza non era con me, hanno votato tutti a favore di Castellino. Cosa devo fare? Non è che puoi spaccare un gruppo sul palco, no? Cioè, se domani mattina la manifestazione del Circo Massimo si decide che tutti accendiamo una fiaccola, io dico accendiamo un cerino, non è che posso dire accendiamo un cerino e non accendiamo la fiaccola se tutti vogliono andare a accendere la fiaccola. Capisci cosa voglio dire? Ma Cioè, quindi un c'è la gruppo non lo... possibilità che si creino situazioni come quella del 9 anche del No, sabato? no, no, perché è un sit-in, non usciremo dalla piazza, quindi abbiamo accettato la condizionamento, non, sì, non ci saranno cortei, rimaniamo in piazza, quindi non c'è nessuna possibilità. E partecipano anche gli stessi esponenti con cui hai fatto le riunioni l'altra volta? Oppure no? A parte No, Giuliano che sta in carcere. loro hanno fatto la manifestazione, lo sai, no? Che il 13 ha fatto una Sì. manifestazione in contrapposizione, no? Che ha avuto una partecipazione di circa 500 persone. Quindi no, loro si sono fatti la loro manifestazione. Anche perché la cosa fondamentale è che bisogna capire, cioè, la gente deve capire il perché noi vogliamo portare 1 milione di persone a Roma, forse la gente non capisce questo, no? Non è che vogliamo fare la rivoluzione, uscire da quella piazza per dimostrare che ci sappiamo picchiare più o meno con i poliziotti, cosa che non ci interessa perché è una manifestazione assolutamente pacifica. Vogliamo dare una proiezione nazionale del dissenso, cioè. Berlusconi al suo massimo potere con tre televisioni e con un partito al 35%, Forza Italia, non è mai riuscito a muovere 1 milione di persone. Non è mai riuscito, ha fatto alcune manifestazioni, alcune le ha fatte, forse una triplice sindacale è arrivata a mettere in piazza 300.000 persone, però nessuno è mai riuscito a muovere 1 milione di persone in questo paese. Quando uno muove 1 milione di persone dimostra implicitamente, scusa, posso parlare o cioè, posso Certo. spiegarti le cose con calma? O No, ho tutto il c'è tempo tempo che da vuoi. Ti ho sprecare? chiamato per, cioè proprio mi sono preso del No, tempo per chiamarti. ti sto ragionando perché ho deciso, diciamo, di Guarda, fare io conosco questo solo una tipo. persona che ha portato 1 milione di persone al Circo Massimo e è la Ferilli. La Ferilli, Sì, Sabrina Ferilli, Sabrina Ferilli, non so se non lo so. te lo ricordi, nel 2001 promise di fare lo spogliarello allo scudetto della Roma, ha portato 1 milione di persone al Circo Massimo. Non lo so, questa è una cosa. Comunque, io ti do questi numeri tanto per farti capire. Comunque, prima finisco sul significato politico. Cioè, se la piazza riesce a muovere, l'Italia riesce a muovere 1 milione di dissenso di persone al Circo Massimo, vuol dire che siamo la nuova opposizione di questo paese. Questo mi sembra un ragionamento calzante, no? Cioè, più che altro il centrodestra, cioè Salvini e la Meloni, hanno tradito il popolo. Quindi non sono più i rappresentanti dell'opposizione di questo paese, anche Certo. perché hanno preso lui, Meloni, Salvini e una parte dei 5 Stelle, hanno preso qualcosa come il 40% dei voti, promettendo quasi il 50% tra tutti, perché poi una fetta dei 5 Stelle non era poi così antieuropeo. Comunque complessivamente hanno rubato quasi 30, quasi 25-30 milioni di voti agli italiani, promettendo che ci avrebbero portato fuori dall'Europa, e invece hanno consegnato l'Italia al banchiere dell'Europa che si chiama Draghi. Quindi loro hanno
svilito il loro ruolo, anche la Meloni, perché non ha fatto niente per fare un atto di opposizione a questo governo, vedi che impasse. Quindi portare un milione di persone in piazza legittima la nascita di una nuova opposizione, di un nuovo arco, diciamo, di opposizione che siamo noi, che poi in forma, in colore, perché bisogna essere chiari, non è io vengo, ecco questo ti voglio spiegare, visto che hai un minuto di tempo, io vengo dal movimento sociale, sono un almirantiano, non tradisco la mia paternità politica, quindi sono molto amico di Giuliano Castellino. Ciò non toglie che quella piazza è multicolore, cioè ci saranno comunisti, ci saranno democristiani, ci saranno anarchici, cioè uno, diciamo, dei principali promotori di questa manifestazione Fossa 33 è un anarchico, c'è cioè il suo canale, lo promuove come anarchico. Quindi non so quali siano le tue perplessità. Sì, Fossa 33 merito... l'abbiamo anche mandati su Me Più. Allora, le mie perplessità sono le seguenti. Spiegami. Allora, la prima è che ovviamente te dal 9 di ottobre in poi sei molto accostato all'operazione che è stata fatta a livello mediatico sulla CGIL, perché se dal palco tu mi hai dato la tua motivazione, però ti dico quali sono poi, hai ragione, però vedi dal palco, cioè nel briefing, nel no, ma questa è una, guarda, aspetta, ti dico le altre. Castellino ha promosso dal palco l'assedio della CGIL, non l'occupazione. Infatti Castellino non ha occupato la CGIL. Se vuoi che ti dico la verità, se vuoi ti mando il video, vuoi vedere il video della polizia che entra dentro, cioè invitare all'assedio della CGIL senza occuparla poteva avere un senso politico. Poi io non credo che l'abbiano occupata. Comunque io non sono stato arrestato perché non sono andato fisicamente dentro la CGIL, sono arrivato un'ora dopo. Ma come mai non ti hanno detto niente? Ma tu qualche giorno prima della manifestazione hai rilasciato un'intervista dove hai detto: io sicuramente sicuramente prenderanno provvedimenti nei miei confronti perché io ho un DASPO da Roma, quindi troverò il modo di arrivare di via in piazza. Infatti il provvedimento l'hanno preso, cioè nel momento che tu violi un foglio di via, che è un reato amministrativo, la legge ti dice che sei condannato, cioè devi subire un processo, se non riesci a spiegarlo nelle motivazioni, con una possibile condanna convertibile in pena pecuniaria da 1 a 6 mesi. Quindi il procedimento l'hanno avviato. Quindi l'hanno avviato il procedimento? Certo. Se tu ti prendono a piede libero, la denuncia è a piede libero. Nel momento che ti colgono nella flagranza del reato, certo. Flagranza significa nel momento che tu stai entrando a Roma, certo. Ti possono fare il fermo, ma non l'arresto, il fermo, e ti notificano la denuncia a piede libero. E come se mai tu a te nel momento in cui ti hanno visto sul palco non ti hanno fatto il fermo? Te lo spiego, perché c'erano 100.000 persone in piazza e quindi per motivi di ordine pubblico il mio avvocato, che è l'avvocato Jacopo Memo del Foro della Spezia, ha detto sicuramente la polizia ti farà la denuncia a piede libero. E infatti poi hanno fatto la denuncia, cioè anche la violazione del foglio di via non è la violazione del DASPO, e non confondiamo. Il DASPO è un reato penale che viene applicato in sede sportiva. Il foglio di via è un atto amministrativo, cioè una bella differenza, cioè unilateralmente il questore dice tu non puoi più venire a Roma, se lo violi diventa sede di un eventuale procedimento penale a cui i miei avvocati faranno opposizione, spiegando che non è che si può dare il foglio di via a una persona perché ha pisciato sul Parlamento, cioè, mi sembra un po' eccessivo, visto che i marocchini cagano e pisciano per la strada e nessuno gli dà il foglio di via. Senti, ma a proposito di reati, no? Tu sempre qualche giorno, cioè ultimamente, hai anche in passato, hai sempre rimarcato su questa cosa della droga, delle persone che si drogano, che tutte le istituzioni gira la cocaina quanto. Ma lo sai che Castellino è stato condannato per detenzione? Ma ascolta, la vita privata di Giuliano Castellino, che appartiene a Forza Nuova. No, però tu hai detto a 60.000 persone seguite quest'uomo qui, che è un pregiudicato per possesso di stupefacenti, un etto di cocaina. Va bene, ma ora se andiamo a vedere quello. Quando un gruppo su quel palco. Io ti dico scusami se non ti. Ti faccio rispondere, solo questo ti dico. Perché qui la questione, come ben sai, è mediatica prevalentemente e di credibilità e di coerenza, soprattutto mediatica, perché è lì che ci attaccano a noi, no? Cioè, ok. La credibilità mediatica è questa, scusami. Su quel palco lì c'era Giorgianni, che è un magistrato, ok? L'avvocato Taormina, Pacco e tanti
non so, sicuramente tantissime altre persone che con me non hanno legami. Quando io sono arrivato a Roma, sono arrivato alla Dispoli, sono entrato a Roma diciamo in un furgone e sono riuscito a salire alle 3 su quel palco blindato in mezzo al corteo di Forza Nuova, pur non essendo io un iscritto o militante di Forza Nuova, ok? Uh-huh. Quindi mi sono confuso tra la folla e sono riuscito a salire sul palco. Poi sono rimasto sul palco in modo che non potessi essere diciamo fermato e ho atteso la fine della manifestazione per allontanarmi. Ora, la vita privata di Castellino non mi riguarda, perché il fatto che io sia uno che non bevo, non fumo, non mi drogo, non è che devo giudicare Castellino per l'azione che va a fare alla CGIL. Quella è un'azione politica. E nel momento che si fa un briefing e si decide che si va a assediare, ma poi io non so se te hai ascoltato, lui l'aveva già detto prima che io prendessi la parola, lui ha detto si andrà a assediare la CGIL, non so se l'hai visto. Certo. Ok. E io ho detto seguite Castellino, però io ad esempio non ci sono andato perché non ero favorevole a quell'azione. Quindi, cioè, cosa vi devo dire? Che per spirito di squadra, vuoi che divido una piazza, vuoi che andiamo in 7 o in 8 su un palco, tutti dicono la stessa cosa, io dico il contrario, vuoi che confonda la gente. Io, vabbè, però tu prima della manifestazione hai detto il palco serve esclusivamente a direzionare la folla verso gli obiettivi che già sono stati stabiliti. Questo è quello che tu hai detto prima della manifestazione. Certo, gli obiettivi che avevo stabilito io, che poi sono stati... ascolta, il problema non è quello che dico io, adesso siamo in 8, gli obiettivi che avevo prestabilito erano... No, però nel senso, tu nel momento in cui sapevi tutte queste cose, ti sei messo sul palco, hai detto quelle cose, ti sei preso una bella responsabilità. Ma ho capito, ma io avrei fatto un'altra cosa, l'ho già dichiarato a tutti, l'ho dichiarato anche alla Zanzara quando mi hanno intervistato dopo la manifestazione, avrei fatto un'altra cosa. Sarei andato con 100.000 persone seduto davanti a Montecitorio, davanti al Parlamento... in piazza stessa avrei fatto una protesta passiva. L'azione della, secondo me, concordata con la Digos, perché io non lo so, l'ho letto dopo, è stata diciamo aperta da Giuliano Castellino. Ora, se tu in una piazza cominci a dire 3 o 4 cose diverse, crei caos. Io mi sono sincerato di una cosa: uno è che la gente non andasse a far casino di fronte a Montecitorio, perché sarebbero stati gli scontri, quindi c'era una responsabilità però morale. Però dopo mia. Hai detto che li hai portati tu a Palazzo Chigi. No, assolutamente. Ho sentito dalle tue voci. Ma cosa stai dicendo? Sono andato a prendere, sono stato contrario. Ho sentito da un video che hai fatto tu dicendo li ho portati io sotto Palazzo Chigi. No, io non ci sono andato. Non è, guarda, ti stai confondendo. Guarda, se tu trova quel pezzo in cui lo abbia detto, io ti dico che è vero. Impossibile. Perché io mi ricordo un tuo video in macchina del 10 o dell'11 di ottobre dove dicevi io non volevo si andasse. Io non volevo neanche che andassero di fronte a Palazzo Chigi. Giuliano Castellino mi telefona mentre io ero a Piazzale Flaminio con il grosso della manifestazione che avevo messo a Piazzale Flaminio per evitare scontri, mi dice aiutami che ci stiamo picchiando. Sono andato davanti a Palazzo Chigi e ho preso Giuliano Castellino, se vuoi ti mando la diretta che ce l'ho, e ho cercato di portarlo via mentre stavano picchiando la Pamela. Quindi esattamente il contrario di quello che dici te. Peraltro sono stato tacciato di traditore o di spia della Digos, perché gli ho detto ora io me ne vado perché questa cosa non era concordata, stai facendo una cosa che io non voglio, e sono venuto via, me ne sono andato via e tutti mi hanno detto che sono una spia della Digos, quindi esattamente il contrario di quello che sostieni te. Cioè sono stato tacciato di essere una spia della Digos perché ero contrario all'operazione CGIL e tacciato di essere una spia della Digos perché ero contrario alla lista. Ti sei perso un pezzo di storia, sono 2 mesi che dicono che sono una, è un mese che sostengono che sono una spia della Digos, quindi non... Sì, ma a parte mo la spia della Digos dicendo... oppure no, il problema che pongo io, che tu puoi essere sia una spia della Digos come chiunque altro, no? Il problema è che alcune cose danno modo alle istituzioni e ai media di mettere dei tappi sopra a questo tipo di proteste. L'ultima volta che c'è stata una manifestazione grossa, tu hai detto alla piazza 60.000 persone seguite Castellino e poi quello che è successo l'abbiamo visto. Quindi io oggi, prima di preparare un servizio su sabato prossimo, vorrei capire un attimo intanto chi sei. Posso dire una cosa, io sono un commerciante che ho perso 150.000 euro in due anni di introiti e ho perso quasi 150.000 euro in affitti pagati a vuoto. Lo Stato non mi ha dato una mano, né un centesimo. Ora continuano a perseguitarci, il Green Pass, l'impossibilità di entrare. Io voglio riportare l'Italia com'era, ok?
sul palco del 25, sul palco diciamo del 9 di ottobre c'erano tutti. Io non sono un militante di Forza Nuova, non sono mai stato iscritto a Forza Nuova, né a Casa Pound, né a nessun partito dell'estrema destra. Sono amico personale di Giuliano Castellino perché provengo dal Movimento Sociale Italiano, mentre lui era in Forza Nuova, io ero in Alleanza Nazionale, quindi due percorsi di vita diversi, ok? Sono stato assistente personale di Pino Rauti, ho partecipato alla Fiamma Tricolore, quindi un cammino completamente, ci conosciamo da ragazzini perché io, lui e la Meloni eravamo nel fronte della gioventù. Detto ciò, io non è che posso essere colpevolizzato per le scelte di Forza Nuova, perché non sono le mie, perché durante il briefing preliminare io ho detto una cosa contraria completamente e nei fatti l'ho dimostrato, perché non sono andato né dentro la CGIL né ad assediare il Parlamento. Quindi cosa devo fare? Il mea culpa? Guarda, i fatti sono questi e non sono qui assolutamente a contestarli io, però i fatti sono anche che tu, sapendo quali erano i piani, sono questi, sapendo quali erano i piani, hai detto seguite. Ma come non li sapevo. Hai detto che non eri d'accordo. Però, ha detto di andare a assediare la CGIL, ma l'hai sentita? Non ha detto andiamo a occupare la CGIL. Certo, okay, ma tu lo sai bene come funzionano, ma cioè nel senso, ma avrete fatto delle discussioni, avrete detto guardate che se andiamo ad assediare la CGIL questi mediaticamente se la rigirano dalla parte loro, no? No, perché io sono arrivato alle 3 sul palco, forse non hai visto la diretta, sono arrivato alle 3 con un cappello in testa, le cuffie tipo scemotto, che ascoltavo la musica e la mascherina per non farmi riconoscere. Mi hanno messo in un gruppo di 50 persone, il briefing c'è stato dietro sul palco. Io ho detto di no a tutti, tutti hanno detto di sì a Castellino. Quindi la mia posizione era completamente diversa. Ma prima o dopo del tuo intervento? Prima del mio intervento hanno fatto questa azione, hanno detto siccome dobbiamo evitare gli scontri verso il Parlamento, non ci possono essere scontri al Parlamento, io ero d'accordo, io ho detto facciamo sedere 100.000 culi per terra qui ora, se ci sono, cioè perché l'abbiamo fatta alle 3-5. Quindi gli scontri però li davate per scontati? Certo, perché quindi anche la CGIL. No, gli scontri erano davanti al Parlamento perché c'erano i blindati della polizia davanti al Parlamento. Allora io credo che almeno da quello che sono le mail della Digos, che Giuliano abbia certificato, abbia fatto un accordo con la Digos per spostare la gente verso l'assedio simbolico della CGIL. Quello che è successo dopo non potete darne a me la colpa, perché sono arrivato un'ora dopo. Se io fossi poi ti posso dire una cosa che deve essere implicita nel ragionamento che ti sto facendo. Siccome loro hanno tracciato tutti i collegamenti di Giuliano nelle ultime 48 ore, se io fossi stato minimamente implicato nell'operazione CGIL sarei stato arrestato come tutti gli altri. In realtà non sono stato minimamente coinvolto in questa inchiesta perché ero anni luce distante da questa cosa, cioè ci sono la tracciatura delle telefonate, dei messaggi, di tutto, quindi io cioè, proprio dici, non ne sapevo tu dici, niente. A chi ti dice che sei un gatekeeper, un agente, dici no, questa non è la prova che io sono un gatekeeper, ma è la prova che io non c'entro niente con quell'azione. Certo, perché non l'ho. Ascolta, io ti posso dire una cosa in tutta onestà. Ma io non posso che darti il beneficio del dubbio, cioè nel senso. Te lo dico su mia mamma che è in vita, su mio babbo che è morto, te lo giuro, io sono un credente. Allora, io non c'entro un cazzo. Io ti dico solo che il mio obiettivo era un altro, era una manifestazione mettendo 100.000 culi per terra e assediando simbolicamente Roma, trasformandola come in un bivacco, l'ho detto in tutti i video precedenti. Quando Castellino ha detto guarda che perché noi avevamo visto cosa avevano creato tutte le linee, la polizia, nuclei antisommossa, l'Euro Genfor c'era, che nessuno sa che c'era, i cecchini sui tetti, l'avete visto i cecchini? Non esiste l'Euro Genfor a livello materiale. C'erano 3.000 persone dell'Euro Genfor. Non esiste l'Euro Genfor a livello fisico. Ma sono un ex militare, mi sono licenziato 2 settimane fa, ma lo so, non esiste l'Euro Genfor. Ma stai scherzando? Ne hanno mandati 700 ora. 700 erano a Trieste. Ma esiste solo sulla carta, non ci sono persone che fanno parte dell'Euro Genfor. 9.000 unità. Dai, su, vabbè, a parte questa cosa qua. Vuoi le foto dei cecchini sui tetti, te le mando ma io. Ma i cecchini ci può stare, ma l'Euro Genfor non c'entra niente, non esiste. Cioè, comunque, noi avevamo questa informazione e abbiamo detto non si va verso Montecitorio perché sennò facciamo rischiare la vita alla gente. Questo era il punto, no?
Quindi, senti, cosa ma adesso devo dire? Per sabato mi vuoi responsabilizzare? No, per no, no, che no, non no, so io ti do, no, ti ripeto, io non posso che darti il beneficio del dubbio sul fatto che, nonostante se possa sembrare diversamente, tu abbia tutte le tue ragioni, assolutamente. Domanda certo adesso è, per sabato. Certo è che non divido la piazza, non creo il caos sulla piazza, perché non li mando verso Montecitorio a prendere le botte o a creare casino. Per sabato che cosa bisogna aspettarsi? Che cosa sabato è una manifestazione aspettare? Assolutamente pacifica, che sarà chiusa con un concerto di Povia, quindi proprio assolutamente la pace assoluta. Ma non tu ci sarai sarà a Roma? Azione. Io ho chiesto un permesso per partecipare a questa manifestazione alla Digos, perché anche tutte le persone hanno il diritto, se chiedono il permesso, di partecipare. Senti, visto che io voglio un attimo seguirla questa cosa, e comunque stiamo cercando di, appunto, dare... Il problema, lo sai qual è? Che noi non ci sentiamo più. Io faccio informazione indipendente da decenni. Da quando tu ti sei candidato a sindaco di Carrara. Ho partecipato anche con, diciamo, a livello di attivismo con l'Assemblea Permanente di Carrara, che so che tu non sei molto vicino, ma li conosco molto bene. No, quindi... no, però non gli ho fatto niente io allora. No, io assolutamente. Contrario al sindaco. Guarda, mi hanno detto la stessa cosa loro. È una persona con cui non condividiamo gli ideali, però non ci ha mai fatto niente. Queste sono state le parole che sono un pacifico. Poi quindi so che ti sei candidato a sindaco di Carrara con FLI, so che quindi io sono nell'area diciamo moderata, così come non sono un estremista. So che ti contestavano il fatto che dici di essere animalista e poi volevi il delfinario. Anche un po' di gossip. Animalista non è in contraddizione. Lascia stare, non è tematica questa. Il punto è, sono un animalista, non mangio carne, sono anche vegetariano. Il punto è, vegano ma vegetariano. Capisci anche tu che in questo momento c'è un'attenzione mediatica a cercare... Ora io ti dico il retroscena. No, però fammi parlare pure a me un attimino, aspetta. Sì, poi te li dico il retroscena, okay. Però devi sapere. C'è un'attenzione mediatica particolare su tutta una serie di fattori, no? Quindi le persone che non accettano determinate... restrizioni, determinati limiti alle proprie libertà che sono stati acquisiti da decenni, millenni, eccetera, eccetera, vengono tutte quante etichettate o come Novax, prima etichetta, noi negazionisti, seconda etichetta, fascisti, terza etichetta, di destra, esatto. E adesso c'è anche il discorso degli ultracattolici, è quello che tireranno fuori già dai prossimi giorni, probabilmente sabato, domenica, nei media mainstream. Allora, in quel caso lì io ti posso dire di sì, è l'unica cosa che mi prende, io sono un ultracattolico in questo senso, sì, un ultracattolico però scollegato completamente dal mondo attuale della Chiesa, perché il codice canonico non permette la presenza. Ma sei tra quelli che considerano benedetto ancora il Papa? Sì, 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 sono sicuramente tra quelli. Questo è l'unico punto in cui ti devo dare ragione. Non pensi che sia un po' un pericolo questa cosa qui in questo momento per tutto il movimento di protesta, che è anche in gran parte laico, però ovvio che questa presenza ultracattolica è pesante. Ma ascolta, un papa che invita i suoi fedeli a vaccinarsi, quando Montanari riscontra e denuncia la presenza di feti abortivi vivi nella vivisezione che compone la stessa formazione del vaccino, perché tu lo sai, no? Come viene prodotto un vaccino, no? Vengono utilizzati, lo dice, non lo dice Franzoni, lo dice Montagnier, lo dice Didier Raoult. È singolare che nel momento in cui si prova a parlare di religione oggi bisogna parlare prima di scienza. Singolare sta cosa. No, non è singolare. Ti sto dicendo che la prima volta che un papa antepone la scienza alla fede, e lo fa Bergoglio, nel momento in cui vi dice fidatevi della scienza, la scienza dice che non esiste né Cristo né Dio né la Chiesa, quindi ci dice fidiamoci della scienza, ok? E cosa significa per Bergoglio fidarsi della scienza? Dire che tutti ci dobbiamo vaccinare utilizzando vaccini che usano feti abortivi vivi, cioè contemporaneamente contravviene alla stessa dottrina della Chiesa che dice che è contrario all'aborto, quindi lui ci sta facendo inoculare vaccini che sono feti abortivi vivi. Quindi in questo caso, in tutte le altre responsabilità che tu mi dai, però ti dico, io rappresento uno dei tanti, cioè ci sono anche laici, ci sono persone che non me ne frega un cazzo, che non credono in Dio. Io che sono un credente ti dico il mio problema è questo, io dico, so se mi hai visto sempre con una croce piatta, senza Cristo sopra, perché io sono un credente, diciamo, francescano, sono per la chiesa povera, quella che fa del bene, quindi non
sono un socialista, io poi alla fine un rivoluzionario socialista, quindi non c'entra un cazzo manco con l'estrema destra, ma lasciamo perdere i dettagli culturali della mia provenienza. In questo caso ti devo dire di sì, cioè, in questo caso io mi riferisco un difensore del cattolicesimo tradizionale, ecco, che non è quello di Papa Bergoglio. Papa Bergoglio, scusami, è di fronte a un grande reset che mira a privare gli italiani della proprietà privata, e secondo me sarà il prossimo passo, e dice che la proprietà privata non è indispensabile, e fa pari e patta con Landini, che due giorni prima ci dice che la proprietà potrebbe essere un proprietà privata può essere un danno. Certo, sembra che dicano le cose insieme. Anche a Davos dicono le stesse cose, certo. Quindi se permetti, qualche perplessità su Bergoglio ce l'ho. Ciò non toglie che il punto focale dell'attacco è un prete che rappresenta la Chiesa di Dio, un gesuita, quindi per me anche un massone, se vuoi che ti dico cosa penso di Bergoglio, che ci invita a utilizzare feti abortivi vivi, a iniettarci feti abortivi, perché non so se hai visto quel video bellissimo di Montanari in cui ti fa vedere come viene fatto un vaccino, che fa vedere la vivisezione del feto che si lamenta, non so se l'hai visto quel video lì. No, e preferisco non vederlo, guarda, se ti devo dire la verità. Okay. Sono cose fa vedere questi feti di 6 mesi che vengono vivisezionati e si lamentano come gattini perché sono vivi, che vengono fatti a pezzettini, vengono presi cuori, reni e polmoni, vengono utilizzati per fare i vaccini. Vabbè, poi questa cosa magari verifico, dice, se effettivamente stiamo parlando di una cosa. Sì, ok. Vai a vedere Montanari, digiti sul computer feti abortivi vivi, vaccini, Montanari, e ti fa vedere il video proprio che commenta Montanari in cui ti dice come viene fatto un vaccino. Uh-huh. E infatti lui contesta proprio questo, in quel video contesta Bergoglio anche Montanari. Dice la Chiesa permette questo. Uh-huh. Poi basta che lo digiti su Google e ti trovi le risposte che io ti sto dando. Io ho visto interamente, guarda, quasi a pianto quel video lì, che è una cosa di una violenza allucinante. No? Lui fa vedere come viene vivisezionato il feto anche al sesto mese. Ti potrei dire che dietro l'operazione di acquisto dei feti abortivi c'è un'associazione che fa capo a Bill Gates e sua moglie, la principale associazione mondiale che compra i feti abortivi. Comunque lasciamo perdere questa cosa, su quello puoi avere delle perplessità su di me, nel senso che non posso sottrarmi da quell'angolazione. No, ma ripeto, ma io non è che ho delle perplessità su di te, cioè io non ne sto facendo una questione di ideologia. No, dico, su quello ti avvallo. È la perplessità è sul fianco scoperto che si dà a un gruppo di potere che poi è fatto da media. Sì, ti ho chiamato con un altro numero perché c'ho il telefono completamente scarico. L'avevo immaginato, infatti. Sì. Sulla questione ultracattolica hai tutte le ragioni del mondo, sulla questione delle mie responsabilità nella scelta di occupare, diciamo, la CGIL manco lo sapevamo, cioè si è detto si assedia al posto di assediare il Parlamento. Io avevo il terrore che qualcuno si facesse male. Ti faccio presente che in tutte le altre manifestazioni, anche quelle che ho fatto in tutta Italia prima di questo, ho sempre evitato qualsiasi scontro, qualsiasi ferito, qualsiasi morto, e ho sempre evitato che qualcuno di noi attaccasse o fosse attaccato dalle forze dell'ordine, quindi è stato per un senso di responsabilità. Ieri fra Alexis Brugnolo, non so se lo sai, quel prete che hanno arrestato davanti, se l'hai seguito quel caso lì. No, questo non è sfuggito. Quel frate che arrestarono durante il lockdown perché c'era la messa davanti a... Ha fatto un lungo video contro di me dicendo che sono una spia della CIA. Quindi di me si sta dicendo il tutto, il contrario di tutto, no? Cioè, quindi è un momento così. Io sono in buona fede, sono in pace con la mia coscienza, sono un durissimo e feroce oppositore di questo governo, rispetto la legge, le forze dell'ordine, ma continuerò con tutti i metodi democratici a fare l'opposizione, più che altro perché rappresento un po' anche il mio settore e il mio settore è disastrato. Ti faccio un esempio per farti capire: io avevo 3 locali, per pagare i debiti degli altri 2 ne ho dovuto vendere uno, altrimenti non potevo superare questa crisi. Ho perso 20 dipendenti, quindi il danno economico che è stato inflitto con questa finta, perché io la chiamo finta pandemia,
ai cittadini italiani, a noi come categoria, è infinito, cioè non sono neanche calcolarlo. Ci sono state chiuse 327.000, per darti un dato, partite IVA, quindi non so le catombe, diciamo, di posti di lavoro che avremo. Io ho calcolato che in Italia oggi siamo senza 10 milioni di posti di lavoro all'incirca, perché ora hanno penalizzato altri 4,1 milioni di posti di lavoro per la questione del Green Pass. Prima partivamo già da 3 milioni di disoccupati, ora ne hanno creati durante il Covid altri 4. Secondo me, se continua così finiamo peggio della Grecia, senza considerare che nelle file che noi vediamo, so, te sei un giornalista, magari te ne accorgi, ma se vuoi, io che do da mangiare a decine di persone gratis, perché mi permetto anche di dare da mangiare a decine di persone che non hanno più i soldi per mangiare, io gli porto il pane, i vivi, ho passato il lockdown a portare le pizze gratis prodotte da me a tutti i cittadini di Carrara, quindi la funzione sociale io l'ho assolta, ma ci sono ormai migliaia di italiani in fila alla Caritas che fanno 4 ore di fila per un piatto di pasta calda. Ne avranno fatti di danni con questo Covid? Non lo so, proviamo a riflettere. Quindi quella piazza, quello che stai dicendo, Nicola, ti dico, per arrivare il 20 novembre, scusa, per arrivare al punto, è mostrare o creare un arco nuovo di... Secondo me questo governo cadrà. E perché cadrà questo governo? Non per il milione di persone che porti a Roma, ma perché il centro-sinistra, in funzione degli ultimi risultati elettorali, che hanno vinto praticamente dappertutto, e avendo capito che il 50% di elettori che non sono andati a votare erano in gran parte elettori di centrodestra, schifati dal comportamento della Meloni e di Salvini, si sganceranno, cioè imploderà. Secondo il mio calcolo, il mio ragionamento politico, imploderà la maggioranza. Il PD potrebbe provare a vincere insieme a Forza Italia, che non so se tu sai, Nicola, ma la notizia di oggi Mi senti? Sì, ti sento, sento, pronto? Sì, ti sento, guarda. Ora ti sento un po' lontano. Mi senti lontano? Aspetta che provo ad avvicinarmi un po'. Ti dicevo... Pronto? Mi senti? Lontanissimo, improvvisamente sei finito. Provo a richiamarti. Sì, qualche problema ora ti sento bene, Ah, in questo momento ti sento. Ok, ti dicevo... No, ti dicevo una cosa, senza che ci dilunghiamo troppo, scusami. Sì, sì. Io su queste cose sono perfettamente d'accordo con te. Praticamente su tutto quello che hai detto, poi magari mi è scappato qualche cosa su cui non sono d'accordo, ma in linea di massima sono d'accordo su tutto. Ora, il punto qua è che intanto si dovrebbe... tra virgolette, fammi parlare un attimo a me però, si dovrebbe tra virgolette ragionare su una questione. Tu giustamente e legittimamente agisci da persona che è stata colpita nei propri interessi da questo sistema di cose che è stato messo anche morti, non solo interessi, morti. Ok, dall'altra parte a me sembra che questi poteri ci stanno dicendo: guardate signori, se voi volete fare parte del nostro sistema dovete seguire le nostre regole, ok? Quindi è giusto. Dall'altra parte la domanda che mi faccio è: ma ha senso dare adito a questi poteri per andare a creare una situazione sempre più recrudescente piuttosto che iniziare a lavorare sulla costruzione di qualcosa di alternativo? Io non dico le comuni o cose del genere, capito la domanda, capito che intendo. Poi questa è la prima questione, quindi diciamo secondo me su questo va fatta una riflessione semplicemente prima di andare a, guarda, implicitamente se accetti però questo condizionamento, implicitamente accetti che comandano loro e vanno avanti nel loro piano, comandano Davos. A chi accetta quelle regole, comandano chi accetta le regole, no. Saremmo esclusi dalla società, però chi non lo accetta e non combatte oppure per loro sarebbero esclusi dalla nostra, dipende dai punti di vista. Dipende dai punti di vista. Poi altra cosa, questo qua diciamo una cosa che però riguarda molto più il campo delle riflessioni che secondo me vanno aperte un attimo all'interno di questa grande area che, come hai detto tu, è scollata e divisa, ognuno va per la propria strada, e anche questi mi sembra una di quelle occasioni in cui si va ognuno per la propria strada in linea di massima, no? Poi certo quella si crea 20. Quella del 20, anche se si cerca di creare più unità possibile. Diciamo che è peggio, dal punto di vista della sicurezza è 100.000 volte meglio di quella del 9, certo. Perché ci sono tutte persone tranquille, sarà una manifestazione completamente tranquilla. Dal punto di vista del coacervo delle persone è peggiore, perché tutti quelli che saliranno sul palco rappresentano un partito diverso.
Vabbè, ok, questo. E andiamo avanti su questo discorso. Dall'altra parte c'è la questione che di cui ti accusano, no? Allora, una domanda te la devo fare. In quel piccolo CDA dietro al palco del 9 c'era anche Roberto Fiore? No, Roberto Fiore non c'era. Roberto Fiore non è mai salito sul palco e non ha mai partecipato a nessun briefing, non c'è mai stato. Roberto Fiore era davanti alla CGIL con Castellino, basta, non si è mai visto in piazza. Sì, anche durante nel il corteo hanno guidato. No, diciamo... nel CDA non c'è. Guarda, in CDA eravamo sul palco, quindi CDA sì. Non c'è stato, anche perché io non potevo arrivare prima proprio per questo motivo, e quindi anche molte delle colpe che mi vengono date. No, quello che mi hai raccontato prima, di CDA. Sul palco non c'era, si vede bene il palco chi c'era. Eravamo. No, ma io dico il dietro. Quando tu sei arrivato, che hai fatto la riunione prima di salire sul palco per capire. Sul palco, no, l'abbiamo fatta sul palco. Ah, sul palco. Palco. Okay, sul palco, eravamo 7-8 persone lì sul palco. Io ho detto, facciamo. Perché vista capisci che perché ti accusano a te di essere. Cioè, perché tu fai emergere sto dubbio? Perché Fiore è chiaramente legato all'MI6. È proprio, sì, sicuramente, certo. Probabilmente sì, certo. Ma non ha avuto niente a che fare con è noi. È praticamente sotto botta, tra virgolette, perché poi noi lo dimostriamo in questi due servizi che pubblichiamo su Fiore e Castellino. È sotto botta di Castellino, tu mi dici Castellino è un fratello, dall'altra parte... Ascolta, fratello significa di amicizia, nel senso che io cercherò di tirarlo fuori dalla galera. Ti ho detto che però non sono di Forza Nuova, non partecipo alle loro riunioni, non sono legato a quei movimenti. Fratello significa che tu hai conosciuto una persona da bambino e in tanti anni, sebbene in vie diverse, hai continuato a percorrere strade diverse, ma sai chi è. Ci siamo sentiti negli anni parecchie volte, quando c'è stata Alternativa Sociale che fece la Mussolini, quando è nata la destra di Storace, che lui collaborava con Storace, quindi il mondo della destra. C'è pure un'altra cosa che vi accomuna molto in maniera particolare. Lui da Forza Nuova per un periodo si è spostato nel PDL. Tu dalla destra, come no, l'ha appoggiato il PDL lui col gruppo Roberto. È rimasto però dentro Forza Nuova e appoggiavano Salvini, facevano votare Salvini. Vabbè, però comunque... La Lega, appoggiavano la Lega dentro il PDL. Sì. Mediaticamente ha appoggiato il PDL. Sì, e tu invece dalla destra ti sei spostato con Monti, che adesso invece contesti. No, scusa, io con Monti non so, vate a vedere il mio intervento a Futuro Libertà, ti giro il mio intervento critico Monti apertamente, quindi siamo nella stessa situazione. Nel 2013 non hai aderito al progetto con Monti per l'Italia? No, mai stato con... Io ho criticato aspramente, infatti io ero con Futuro Libertà. Futuro Libertà ha fatto un'alleanza e io sono stato espulso da Futuro Libertà, forse non ti ricordi. Se vuoi ti mando l'espulsione che mi fecero a livello provinciale, fu Mauro Oliviero a espellermi proprio perché io sono stato espulso da Alleanza Nazionale perché avevo fatto i manifesti contro Berlusconi, espulso dalla Fiamma Tricolore perché avevo fatto i manifesti contro Berlusconi, espulso, ti voglio il curriculum così tu lo sai e te lo posso dimostrare, sì. Espulso dalla destra di Storace perché feci le liste della destra in Toscana contro Berlusconi, espulso per l'accusa di lesioni personali quella volta lì. Guarda, ho vinto il processo due volte, hanno condannato la controparte a risarcire, se mi dai il tuo indirizzo te lo faccio vedere, hanno condannato la controparte a risarcire 10.000 euro e ho lasciato perdere. Sono stato condannato dal giudice di pace, siamo entrati in giudizio perché abbiamo chiesto l'acquisizione delle telecamere, quando il giudice di primo grado ha fatto acquisire le telecamere ha chiuso il processo e ha condannato l'altra parte, io ho rinunciato ai soldi perché non ne avevano, quindi finiamola con quella cazzata lì, che non è vera. No, me l'hanno riportata male. Ti mando anche il processo. Io ho rinunciato, siccome sono dei poveri. Perché si vede che ho accavallato la multa, quella da 225.000 euro che hai pagato. Assolto anche da quella, assolto in commissione tributaria, siccome non c'erano gli estremi perché era su base presuntiva e quindi induttiva, è stata ridotta la parte penale per l'evasione dei contributi a carico dei dipendenti, è stata commutata in un decreto penale di condanna per 6.000 euro. Abbiamo fatto opposizione anche al decreto penale di condanna e vinceremo anche quello. Perfetto. Quindi io sono perfettamente lindo e incensurato. Ma guarda, l'unica, io sono contentissimo che mi stai dando questa l'unica cosa che ti dico, dovrò affrontare un processo, l'unico processo che devo ancora affrontare è per vilipendio al capo dello Stato, perché gli ho dato del coglione a Roma, per cui ora non è ancora partito il processo, e perché
E perché sono obiettivo, ho fatto un saluto romano sotto Piazza Venezia, sotto il balcone di Mussolini, e mi hanno dato apologia, che non è, perché l'apologia si configura nel momento in cui tu metti in piedi atti e fatti per la ricostituzione. A Conte non gli hai solo detto che era un coglione, hai anche fatto la pipì su Palazzo Chigi. Bene, no, vabbè, vuol dirmi che Brillo, questi sono reati mondiali, vuoi che, no, sono un terrorista, sono un narcotrafficante, però sei sono tu che gli hai dato importanza a quella persona là, andando sotto il palazzo. No, io ho pisciato sul Parlamento, sul porta dove c'è scritto Conte, perché volevo praticamente screditare le istituzioni di questo paese. Ma l'hai accreditato andando caso. Lì e facendo questa Io non lo so, comunque quella sera lì ho fatto un po' questa... Brillo. No, non bevo, sono astemio, quindi l'ho fatto da lucido. Ah, eri lucido, cioè tu in quel momento eri lucido. Ti giuro che io dal video ero convinto fossi bevuto. No, completamente lucido, perché sono astemio, non bevo, non mangio. Okay. Vado solo in palestra non e non mi trovo, quindi e sono, amo gli animali e sono anche single. Va bene, dai, io ti ringrazio tanto. No, però io ti assicuro che non ero nelle condizioni di poter impedire qualsiasi cosa, perché sul palco, purtroppo, non per una logica di organizzazione, perché a livello organizzativo non so se hai visto i video, ma la piazza urlava Ranzoni, non urlava Castellino. E invece per quanto riguarda il 20, tu mi garantisci che sei nelle condizioni di poter evitare una qualunque cosa di quel genere? Eviteremo qualsiasi cosa, perché io blinderò la piazza con 4.000 persone, chi entra non esce, chi esce esce a titolo personale, non ci sarà nessun corteo, sarà una manifestazione pacifica, 1 milione di fiaccole per Povia, si chiuderà con un concerto di Povia dal palco. Il significato di quella manifestazione è più o meno simile a quella che io volevo dare il 9, però io non sono, capisci, io non sono nelle condizioni di poter decidere per tutti, mentre in quel caso lì ho fatto degli accordi preliminari con Colombini e abbiamo detto questo è il senso, pacifica nella piazza, quindi statica, solo un sit-in, si conclude con un concerto con le fiaccole per Povia, basta, questa è la condizione che ho posto io, che ha posto lui, che abbiamo rispettato a tutti. Perfetto. Quindi 20 non succederà. Guarda, ti dico di più, segnaleremo la Digos, perché ora ti rubo ancora 30 secondi. Vai. Quelli che hanno rovinato la manifestazione del 9 hanno i nomi e cognomi precisi, sono quelli che noi abbiamo già segnalato ora alla Digos, perché quando io ho detto, guardati, forse ti giro un giro e te ne rendi conto, quando io a fine manifestazione ho detto non andate contro Montecitorio perché c'è la polizia, se noi andiamo là sotto rischiamo di prendere delle botte, ci sono donne, bambini, anziani, no contro Montecitorio. È salito subito dopo, sono saliti in due sul palco, quando il palco era già stato svuotato, e hanno incitato la folla andare verso Montecitorio. Noi abbiamo io ho già denunciato la Digos queste persone che non entreranno nella piazza, perché quelli che hanno creato scompiglio, che sono in tutto 5 o 6, non entreranno nella piazza, i provocatori non abbiamo preparato una lista e la consegniamo alla Digos, non li facciamo entrare. Perfetto, guarda, io in merito a sabato prossimo vi faccio veramente in bocca al lupo, nel senso nella riuscita Speriamo. Della manifestazione, e soprattutto che non ci siano pretesti per far non ci sarà titolo. Nessuna simbologia, nessun partito, solo la bandiera tricolore, anche se su quel palco ci sono 8 partiti, quindi ci puoi immaginare, l'unico che non ha un partito sono io. Noi Colombini, ovviamente veniamo a fare servizio, a fare qualcosa. Vabbè, noi ci siamo io sempre sono un uomo assolutamente pacifico, non ho mai fatto del male a nessuno, ho salvato dal canile centinaia di animali, aiuto i poveri, tutto quello che si dice di me va bene, è vero, ho un orientamento almirantiano, vengo dal movimento sociale, però finiamolo, non è che sono un delinquente per quello, perché sennò tutte le volte viene giudicato per l'idea che ho. Questo tipo di giudizi secondo me lasciano molto il tempo che trovano, nel senso ognuno ha la propria idea, la propria cultura. Comunque io sono un uomo di pace e ti assicuro, te lo do sulla mia parola d'onore, che in quella piazza vedrai l'organizzazione, perché io ho messo quasi 500 persone all'organizzazione della manifestazione, non succederà nulla, sarà blindata di in cima e in fondo da un cordone di sicurezza. Ultima cosa, scusami, oggi girando per Roma ho visto un paio di camion bandiera. Sì, l'abbiamo fatti noi, 6 ce ne sono. Ma chi li paga? Chi l'ha pagato? Io, personalmente io. Due l'ho pagato io, sono costati 1.000 euro, sono partiti dal mio conto corrente, e gli altri stiamo raccogliendo i fondi. Oggi mi hanno portato 500 euro un militante amico mio, e abbiamo fatto partire uno su Napoli. Liccione ne ha fatto uno su Torino che costa 600 euro, lo pagherò io. E poi ora stiamo cercando i fondi per farli anche su Milano. Quanti ce ne avete su Roma? 6 camion vela. Ne ho visti 2 oggi, uno su Roma Nord. Sono 6, sono stati anche fermati dalla Digos
perché volevano sapere se avevo firmato il contratto. Invece il contratto l'ha firmato l'organizzatore Pulcini, che è quello che ha chiesto il permesso, e alla fine sono non ha fatti ripartire. Sono sei. Perfetto. Comunque. Va sei bene. Camion vero. Ti ringrazio, okay? Tanto. Ti grazie ringrazio. A te, sei stato comunque, gentilissimo. Se vai su Telegram e mi trovi, me più tutto il lettere. Ora ti va. Fare informazione indipendente non è facile. Sostenerci è davvero semplicissimo. Vai su mepiu.it/sostieni. Grazie.